Amiche ed amici di montediprocida.com, buonasera, ancora qui al comune di Monte di Procida. Stavolta siamo con il direttore generale della protezione civile della regione Campania, il dottor Giulivo. Allora, una bella serata, tanta partecipazione per raccontare quello che resta ovviamente uno scenario ipotetico, ma bisogna essere consapevoli ed informati. Assolutamente sì, facciamo questo perché chiediamo ai cittadini di svolgere un ruolo attivo durante le emergenze, ma per affrontare le emergenze bisogna conoscere i piani e bisogna soprattutto esercitarsi affinché non facciano paura i scenari che sono previsti nel piano. È per questo che siamo venuti anche qui a Monte di Procida a spiegare quello che faremo dal 9 al 12 di ottobre, invitando i cittadini a partecipare, perché riteniamo che una partecipazione consapevole alle attività di prevenzione, come sono le esercitazioni, aiuterà gli stessi cittadini a capire meglio come ci si comporta nel caso dovesse accadere qualcosa. Diciamo subito che in questo momento non c'è in previsione nessuna eruzione. Ed è forse questo il periodo migliore quindi per apprendere tutte le nozioni fondamentali per una zona di rischio come quella flegrea. Sì, è proprio così. Si vive in un territorio che ha una pericolosità intrinseca, che è un posto bellissimo come i Campi Flegrei, ma anche un posto che rappresenta una caldera, un vulcano attivo, e quindi bisogna mettere in piedi delle procedure, delle conoscenze per convivere con questo rischio tipico di questo territorio. Durante l'intervento lei ha anche spiegato un po' le modalità con le quali ci sarà questa esercitazione a metà ottobre, non solo a Monte di Procida ma anche in altri comuni flegrei, e inoltre c'è stata questa presentazione del comune di Monte di Procida su una mappa dei fragili che può essere molto utile appunto in momenti drammatici. Sì, bene ha fatto il Comune di Monte di Procida a integrare la propria pianificazione comunale di protezione civile con uno strato informativo che riguarda le fragilità del comune, perché sapere dove vive una persona che ha poi bisogno di essere aiutata in caso di emergenza, facilita le attività di assistenza e di allontanamento delle persone che da sole potrebbero non farcela. Potrebbe fare la differenza. La ringrazio, direttore, buon lavoro.